Cosa abbiamo visto quindi finora? Che se io ho un circuito immerso in un campo magnetico in cui varia l'area dovuta per esempio alla variazione della posizione di un lato, supponiamo il circuito rettangolare, quindi quando varia la posizione di un lato varia l'area e di conseguenza varierà il flusso perché il flusso è uguale al campo magnetico per la superficie racchiusa dal circuito. Quando questo flusso varia, abbiamo visto che nel circuito si crea una forza elettromotrice indotta che poi è la causa della corrente indotta che circola nel circuito. Abbiamo anche visto che la forza elettromotrice è uguale alla variazione del flusso. Questa parola variazione diventerà poi, come vedremo, una derivata. Quindi, diciamo, tutte le applicazioni su questo argomento riguarderanno anche le derivate. In ogni caso, la forza elettromotrice indotta, e quindi anche la corrente indotta dipende, ovviamente dalla rapidità con cui cambia il flusso del campo magnetico, nel circuito. O variazione di flusso, abbiamo visto ora, quando cambia l'area, oppure quando cambia B. Proprio perché il flusso dipende anche da B. Quando è che cambia B? Quando abbiamo visto che avvicinando un magnete vicino a questa spira, a questa serie di spire, a questo solenoide, io ho variazioni di flusso non perché varia S, come in questo caso, ma proprio perché varia B. Quindi, poiché il flusso è B per S, la variazione di flusso si può avere o tramite B o tramite S. Se avviene tramite B, abbiamo ricavato la forza elettromotrice indotta tramite appunto variazione di S, non di B. Se varia B, dobbiamo utilizzare questo caso, ma alla fine, nei due casi, sia che varia B sia che varia S, io ho corrente indotta. Ora, quanto vale questa corrente indotta? Questa corrente indotta, ecco, l'abbiamo vista qua, è delta V su R. Quindi sarà 1 su R per la forza elettromotrice indotta. La forza elettromotrice indotta è questa, e quindi possiamo scrivere che la corrente è uguale, scriviamolo ora, poi faremo altre considerazioni su questo, a 1 su R per la variazione del flusso del campo magnetico fatta rispetto al tempo. Ora qui manca però qualcosa. Qui manca una informazione riguardo il segno, cioè com'è il segno della corrente indotta? Questo lo vedremo dopo. Quello che dobbiamo fare ora è fare quella famosa correzione che avevamo detto nei video precedenti alle equazioni di Maxwell. Allora, cos'è che noi sappiamo? Noi sappiamo che la circuitazione, noi abbiamo visto nelle equazioni di Maxwell che la circuitazione lungo una linea L del campo elettrico, questo è sempre zero perché è sempre un campo conservativo. D'accordo? Quindi questo già lo sapevamo. Ora, la circuitazione, come si calcola? La circuitazione del campo elettrico si calcola in questo modo. Abbiamo visto nei video precedenti, non è altro che la somma di delta S con I o L con I, mi sa che avevamo scritto spostamento S con I, per il campo elettrico che agisce su delta S con I, supponendo che in questo tratto è costante. Questa è somma su I. Ora, questo qua, ricordate, sì, questa è la linea L, io divido in tanti pezzettini, ogni pezzettino è delta S con I, fisso un verso di percorrenza. Se qua c'è E, il campo magnetico E, allora la circuitazione, quindi se su questo tratto
c'è il campo elettrico E, la circuitazione sarà delta S con I per E. Ora, questa delta S con I, cioè, o meglio, questa circuitazione, lo possiamo vedere in altro modo. Ora, se ho un tratto, diciamo un AB, e qui ho un campo elettrico E, allora io posso scrivere che delta V tra A e B la vedo come E meno, anzi, meno E per delta S quando mi sposto da A a B. Ora, questo delta V non è altro che questo, quindi questa io la vedo come la somma di tutte le differenze di potenziali lungo la linea L. Questa risulterà essere sempre 0 perché se parto da un punto e ritorno nello stesso punto, la differenza di potenziale tra i due punti è nulla perché ho sempre lo stesso punto. Quindi posso dire che questa circuitazione non è altro che la somma di tutte le differenze di potenziali lungo tutto il percorso L. Ora, torniamo al nostro circuito. Se nel circuito, che ripeto è senza generatori, quindi questo qua, ho un circuito senza generatori, c'è una corrente indotta, questa corrente indotta è dovuta a una forza elettromotrice indotta, ma la forza elettromotrice non è altro che un campo elettrico indotto. E questo campo elettrico indotto da cosa è dovuta se non dalla variazione di flusso del campo magnetico? Variazione di flusso del campo magnetico, che in genere è dovuta o alla variazione di area o alla variazione del campo magnetico. Ma allora possiamo scrivere che un campo magnetico variabile nel tempo, ma possiamo anche dire l'area del circuito variabile nel tempo genera un campo elettrico indotto, cioè una differenza di potenziale indotta nel circuito. Quindi io la seconda equazione di Maxwell, cioè delta Q uguale a delta gamma con L di E, la circuitazione uguale a 0, la posso scrivere in questo modo, che la circuitazione, quindi faccio questa correzione, la circuitazione lungo L del campo elettrico è uguale a meno la variazione del flusso del campo magnetico rispetto al tempo. Ora, in situazioni stazionarie, cioè quando non varia né campo magnetico né area, e questo è 0 perché la derivata di una costante è 0 e quindi ritorniamo al caso statico in cui in cui ho cariche ferme e correnti continue. Quindi se B non varia, quindi se B è costante, la variazione del flusso del campo magnetico è uguale a 0. Se B varia, quindi B varia, questo mi genera un campo elettrico indotto, che lo vedo tramite la forza elettromotrice indotta, col segno meno. Allora, questo meno esprime, diciamo, viene dalla legge di Lenz, che dice questo, che la corrente indotta generata in un circuito, quindi la corrente indotta generata in un circuito è tale da opporsi sempre alla variazione di flusso che l'ha generata. Quindi lo possiamo pure scrivere, quindi legge di Lenz. Ora gli diamo una giustificazione maggiore a questa legge. Legge di Lenz dice che la corrente indotta generata, chiaramente quella generata dalla variazione di flusso, generata da la variazione di flusso del campo magnetico, che può essere dovuto, ripeto, al campo magnetico, all'area, è tale. Quindi la corrente indotta è tale, quindi mi riferisco anche al verso ovviamente, da opporsi alla variazione
tale da opporsi alla variazione di flusso che l'ha generata. Questa legge, in un certo senso, è racchiusa anche un principio di conservazione, come vedremo. Allora, la variazione di flusso crea una corrente indotta. La corrente indotta, facciamo questo schema. Allora, la variazione di flusso, quindi se questo è diverso da zero, crea una I indotta. La corrente indotta che crea? A sua volta crea un campo magnetico indotto, perché sappiamo che una corrente crea un campo magnetico. Quindi, se io parto da una variazione di flusso, questa mi crea una corrente che a sua volta crea un campo magnetico indotto. Questo campo magnetico, quindi B indotto, questo è quello che dice la legge di Lenz, si oppone, è opposto alla variazione di B. Alla variazione di B. Di B questo qua. Ora, che vuol dire? Che se B aumenta, quindi B aumenta, crea una I indotta, tale che la I indotta crea un B indotto che si sottrae opposto a questo aumento di B, che si sottrae a B. Viceversa, se B diminuisce, andiamo a scrivere, scriviamolo, se B diminuisce, che succede? Che la diminuzione di B mi crea una variazione di flusso, che a sua volta si crea una I indotta, tale da creare un B indotto che in questo caso si somma a B iniziale proprio per farlo aumentare. Quindi se B diminuisce, la corrente indotta che si crea un campo magnetico che fa aumentare la diminuzione di B. Se B aumenta, si crea una corrente indotta che crea a sua volta un campo magnetico che fa diminuire B, che si sottrae a B. Ora, questo perché avevo detto che è una specie di legge di conservazione? Se supponiamo che B aumenta e crea una corrente indotta che a sua volta crea un campo magnetico che fa aumentare quello iniziale, l'aumento creerà di nuovo a sua volta una corrente indotta ancora maggiore, che a sua volta creerà un campo magnetico che si somma a quello precedente e quindi si ha una specie di reazione a catena, non finisce più. Lo stesso se diminuisce. Quindi a ogni aumento corrisponde la creazione di una corrente indotta che a sua volta crea un campo magnetico che si oppone all'aumento. Se B diminuisce, si crea una corrente indotta che a sua volta crea un campo magnetico che si oppone alla diminuzione, che fa aumentare B. Questo è il senso, insomma, della legge di Lenz e del meno che è stato messo qui alla formula della corrente elettrica. Non la trovo, eccolo qua, che poi mi esprimerà appunto la legge di Lenz, che la possiamo riassumere qui. I uguale, quindi la corrente elettrica sarà uguale a meno 1 su R, la variazione del flusso del campo magnetico fatto rispetto al tempo. Questo lo possiamo anche scrivere in termini di differenziali. La derivata della variazione del flusso, la derivata del flusso del campo magnetico in dt. La derivata rispetto al tempo in dt. Ora, come vedremo nel prossimo video, un altro fenomeno in cui vengono mescolati campo elettrico e campo magnetico è quello che riguarda la corrente di spostamento, che la vedremo nel prossimo video.